Salve a tutti, per le guide di Sode Linux siamo qua io, Francesco Fusillo, e Giovanni Caruso. a presentarvi Sode Linux Orizzonti. Sode Linux Orizzonti è, come vedete, frutto del nostro lavoro e adesso andremo a fare un po' una scaletta per presentarlo un po' sinteticamente, tenendo presente che questa piccola presentazione ha alle spalle come arricchimento il sito di Sode Linux, come dire, figlia di tutto questo dipartimento e alle quale fa riferimento. Sul sito di Sode Linux troveremo tutte le risorse, poi Giovanni lo farà vedere. Allora, adesso abbiamo fatto una scaletta delle cose da dire cercando di essere. Ecco, fa vedere appunto il sito di Sode Linux, Giovanni. Sì, aspetta, clic, ok, questo è il sito di Sode Linux. Sode Linux Orizzonti, diciamo, è frutto di questo progetto e tutto quello che non diremo in questo video lo potrete raccogliere da qui dentro, cioè la storia, i tutorial e tutti gli approfondimenti dei software collegati. Noi adesso ci concentriamo su questa ultima release che è diciamo l'ultima figlia di questo progetto, di questa storia Sode Linux Orizzonti, perché guarda al futuro e guarda all'innovazione. Allora, come e perché nasce e chi lo mantiene? Allora, Allora, parola a Giovanni, che è il padre, insieme a Lucia Ferlino, di questo progetto nel lontano 2003. esatto, nasce nel 2003 da un progetto di ricerca mirato a fornire agli insegnanti strumenti software libero da usare nella scuola, nella didattica di tutti i giorni, con la possibilità di poterlo copiare, duplicare senza incorrere nei problemi tipici dei software proprietari, che sono la necessità di acquistare, quindi dover pagare delle licenze e comunque non le poterle distribuire e copiare ai propri alunni. Sode Linux nasce nell'ottica opposta, fornire agli docenti strumenti che possono essere usati a scuola e a casa allo stesso modo, senza paura di dover pagare delle licenze o di dover richiedere dei permessi speciali. Ecco, allora nel 2003, vale a dire 15 anni fa, nasce questo progetto, si evolve, poi ci incontriamo e il progetto di sviluppo si arricchisce della mia persona, di Maurizio Marangoni, di una lista e Esatto. di un gruppo di supporto molto ampio, però diciamo il gruppo focale che decide, mette insieme le cose, siamo pochi, però questi pochi abbiamo lavorato molto per mantenere forte diciamo questa missione di ricerca sulla qualità, la validazione del software didattico e usabilità didattica. Quindi noi che viviamo nella scuola, siamo insegnanti, insieme al gruppo di ricerca del CNR abbiamo prodotto questo sistema operativo mettendoli all'interno, magari fai clic sulla Mercedes, Giovanni. Sì. Noi la chiamiamo così perché si vedono, ecco, i software accessi rapidi alla didattica, quelli lì sono, diciamo, la nostra proposta software. Allora, è un sistema operativo completo, allestisce tutti i PC con il discorso che ha detto Giovanni, l'inclusione economica. Noi abbiamo pensato molto anche all'inclusione dei diversamente abili con i software che ci sono all'interno. E l'inclusione didattica andando a pescare dei software che rispondessero ad alcune caratteristiche che ce li hanno fatti scegliere. Allora, questi software che sono dentro Sode Linux rispettano quattro fondamentali caratteristiche. Essere applicativi, ecco, fai clic magari in ufficio così si vede. Ecco, ok, grazie Giovanni. Sì, sto andando il mouse. Ok. Ufficio. Software presenti in tutti i sistemi operativi come LibreOffice per scrivere, fare calcolo e presentazione, quindi applicativi passepartout. Essere software longevi e documentati, sostenuti da grosse agenzie tipo qua LibreOffice,
o CIMAP, o VLC, o Firefox, Mozilla, Sì, quindi grosse entità che possono che ci garantire. garantiscono che i software che abbiamo messo non vengono cambiati o abbandonati. Terzo, essere semplici e intuitivi, e quello che serve a noi nella scuola, essere poter viaggiare nelle mani degli insegnanti senza farli diventare pazzi, e che sia supportato e documentato online, quindi software che non sono delle meteore, ma siano molto presenti, molto conosciuti e molto utilizzati anche in altri sistemi operativi. Quindi chi usa Sony Linux non avrà nessuna difficoltà a passare da Windows a Mac o a Sony Linux, perché i software che usa li trova anche negli altri sistemi. Dialogano, producono file leggibili e praticamente, a parte l'interfaccia che noi abbiamo scelto con questa formula che assomiglia un po' a XP per recuperare le abitudini degli insegnanti, vedete che la barra di XP in alto invece che in basso, perché deve essere usata anche sulle lavagne, quindi in alto aiuta i bambini a vedere le cose. La docking station in basso, che assomiglia al Mac per l'avvio veloce, che si può spostare a destra e a sinistra e può anche sparire per lasciare lo spazio libero. Quindi è un'interfaccia assoluta, ecco, questa è la finestra di controllo. Quindi è un'interfaccia assolutamente semplice da usare. Chi si mette a usare Sony Linux e ha usato XP non troverà nessuna difficoltà, inoltre troverà anche i software che è abituato a usare. Quindi, ecco, il nostro intento era stato costruire un sistema operativo farcito di applicativi per la scuola, che abbiano un supporto nella ricerca, nella validazione, che siano documentati. La scelta dei software è stata una scelta oculata, voglio dire, questi menu che sono quelli standard di Mint, questo qui mi sono dimenticato di dirlo, questo Sony Linux in realtà è un Ubuntu Mint, quindi alle spalle ha una robustissima comunità che lo sviluppa, Aggiornamenti costanti e mantenuti nel sì. tempo, anche per periodi molto lunghi, come in questo caso ben 5 anni. Per cui chi installa Sony Linux avrà aggiornamenti di sicurezza fino al 2021. Che sono tempi biblici per chi usa l'informatica. Gli aggiornamenti ci sono, qua si vede lo scudetto dell'aggiornamento, però uno può fare a meno di aggiornarli, voglio dire, non è come Windows che ti si aggiorna finché te lo usi, sei tu padrone della macchina, decidi se aggiornarlo, se non vuoi aggiornarlo non lo aggiorni, casomai lo aggiorni se vedi che c'è qualcosa che non va, ma molto spesso sono aggiornamenti relativi alla sicurezza, ai software che vengono aggiornati e Esatto, così via, ma non sono voglio mai dire. upgrade di sistema come ad esempio succede in Windows 10 dove vengono continuamente, adesso sempre con Windows 10, modificati certe configurazioni, certi comportamenti del sistema Ti operativo. si ferma la macchina, ti lascia Esatto, fermo finché lui non ha fatto le sue cose. esatto. In Sony questo Linux non lo caso, farà mai. esatto, sono aggiornamenti che servono a garantire la sicurezza del sistema, quindi sono aggiornamenti importanti perché vanno fatti, ma non toccano l'architettura del sistema e quindi lasciano l'interfaccia, i software presenti uguali a quelli che abbiamo Sono co solo. come sono, esatto. Allora, andiamo veloci, che E possiamo far per vedere la documentazione del software. esatto. Nell'ambiente, ecco, questi tre bottoni, come vedete, sono diversi dal menu classico di Mint per chi lo conosce, sono quelli che abbiamo messo noi. Ecco, in uno ci sono le risorse online collegate che abbiamo scelto per voi. Addirittura possiamo dettare al PC, andare verso i tutorial, andare dentro la banca dati del software, però è importante anche andare a vedere Sony Linux informazioni. Là dentro, Sony Linux Informazioni, troverete l'elenco dei software. Eccolo qua, grazie Giovanni. L'elenco dei software installati. I ringraziamenti a chi ci ha aiutato, professor Antonio Cantaro, che ci ha sempre documentato online sulle cose. Purtroppo è venuto a mancare, abbiamo pensato di Dedicare a lui questa questo versione, lavoro. E la lista dei software documentati, che che sono qua, sono sotto. esatto, questi sono i software di sistema, esatto. Eccoli là, sono tutti documentati e fanno parte, così, dove si spiega cosa fanno. Uno vuole capire cosa fanno i software. Sono tutti documentati su SD Quadro.
perché molto spesso gli insegnanti non sanno cosa fa un software che si chiama VLC, che si chiama Stop Motion, che si chiama KDEN Live. Noi abbiamo cercato di facilitarli con i menu che sono un po' particolari, non sono menu a nome ma sono menu a destinazione. Se puoi chiudere Giovanni, andiamo sull'accesso rapido, ecco, applicativi per. Quindi l'insegnante che cerca per compensare le difficoltà, ad esempio, trova la comunicazione aumentativa, trova CMAP, trova il lettore vocale per piuttosto che lettore vocale, la lente di ingrandimento. Ecco, giusto per capire, questi menu sono fatti per orientare la scelta, l'audio video, le immagini, giocare, c'è poco da giocare in realtà, imparare c'è molto, ecco, lavorare la LIM e manipolare i testi. Commento da fare è che la nostra scelta è stata quella di inserire tutti gli applicativi per l'editing didattico, cioè l'insegnante può fare tantissime cose, presentazioni, video lezioni, audio lezioni, far leggere la macchina, voglio dire, e non ha tanti applicativi esercitativi, quelli li trova online, su siti come quello dell'Iprase o altri siti, Baby Flash e così via. Questi, è il costruttore di didattica, noi abbiamo cercato quello che quotidianamente facciamo nelle nostre classi e ci sarebbe servito. Quindi, esatto, questi applicativi diciamo con orientanti per i docenti, hanno anche loro una loro schedatura che è diversa da quella che abbiamo visto prima, e sono mappate all'interno di questo documento che si trova proprio negli accessi rapidi alla didattica e documentazione per gli applicativi schede, che mostra quello che diceva Francesco, cioè come i software sono suddivisi nei vari menu e che cosa fanno i singoli software. Quindi c'è una immagine, c'è una descrizione e c'è anche riferimento alla scheda della banca dati di SD Quadro. Ecco, questa cosa, come si può immaginare, è antieconomica per una ditta, per un privato che fa un lavoro. Noi l'abbiamo fatta perché è ricerca ed esperienza della scuola. Possiamo farlo perché tutto in software è libero e open source. C'è da dire che una volta installato su di Linux, e con le guide andrete a vedere come si fa, si deve andare nella parte sotto Linux Extra e a procedere con la post installazione. Eccola lì. Sode Linux Extra, in quanto Sode Linux, una volta installato e arricchito di questi software che preconfigurati in questa scheda vengono installati in automatico, a quel punto Sode Linux non ha niente di meno di quello che ha un sistema proprietario, perché i software d'uso comune come Skype, che stiamo usando adesso, ad altri, vengono installati automaticamente in Sode Linux, e allora l'utente non gli mancherà nulla e non troverà nessuna differenza, se no le immagini dell'interfaccia, fra quello che usa normalmente con Windows o Mac e Sode Linux. Esatto. Quindi questo sistema operativo si rivolge a utenti desktop, cioè scuole, ragazzini, postazioni speciali per i software speciali che abbiamo messo dentro, anche perché l'interfaccia è assolutamente modificabile e si può adeguare all'utente che abbiamo di fronte, quindi modificare il mouse, l'interfaccia, la grandezza delle icone, metterne quante vogliamo, eccetera. Allora, come fare ad usarlo? Lo ripeto, il sito di Sode Linux ha un ambiente di tutorial per conoscere come modificare il desktop, come inserire nuovi software, come disinstallarli, come andare a cercare, eccetera. C'è da dire che l'uso è abbastanza intuitivo. Adesso abbiamo usato le stesse cose che si usano in Windows. Ecco, questo è il sito dove si vedono tutti gli ambienti ai quali facevo riferimento. Però sappiate che non c'è nessuna difficoltà nell'uso, perché il trascinamento, il doppio clic, l'uso del tasto destro sono identici a Windows. Li abbiamo configurati identici, forse con qualcosa in più, perché dal nostro tasto destro si possono comprimere le immagini, comprimere i file, fare in formato zip, eccetera. Sode Linux qui in alto a sinistra ha dei lanciatori veloci. Mi soffermo su
appunto quello lì, Synapse, perché è fantastico, è un Cortana che fa una ricerca velocissima di quello che serve in tutto il PC, e sul cattura schermo, che è una macchinetta fotografica, ecco, vedete, in un attimo trova quello che ci serve. La macchinetta fotografica perché ci permette di catturare immediatamente qualsiasi immagine e inserirla negli applicativi che ci interessano. Quindi se facciamo una presentazione, un testo, qualsiasi cosa, io posso inserire immediatamente un'immagine al posto desiderato. Come da quello che potete capire, l'abbiamo fatta da insegnanti queste scelte, perché a noi servono tanto queste cose. Adesso Giovanni lo sta facendo, è fantastico. Vedete, ha messo dentro un'immagine catturata dal Dal sito, desk, quindi esatto. dentro Word, PowerPoint, cioè Impress, eccetera. Come fare ad usare, l'abbiamo detto. I riferimenti, chi vorrà usare su di Linux, non dimentichi di fare richiesta di far parte della lista, perché Abbiamo una mailing list che è una mailing list disponibile sul sito raggiungibile, diciamo, a cui accedono tutti i giorni molti docenti e ci permettono di aiutarli a dare informazioni utili. Abbiamo anche un forum sul sito dedicato sia a un forum su di Linux ed un forum ad Ara World. Quindi c'è la possibilità di avere aiuto dalla comunità senza bisogno di costi aggiuntivi. L'unica cosa che viene richiesta è quella di creare un account, che è un account gratuito, che ci serve per rimanere in contatto e poter insieme rimanere, avvisarvi quando ci sono delle novità importanti, piuttosto che avvisarvi di una nuova release o di un nuovo evento che magari terremo in giro per l'Italia, dove ci spostiamo quando è possibile per raccontare di Sodi Linux Orizzonti. bene, quindi provate su di Linux, installatelo, conoscetelo e apprezzatelo. Ecco, ci sarebbero tante altre cose da Ma dire, troverebbe troppo lungo questo sì, sarebbe troppo tutorial. lungo il video. Per saperne di più, guardate i video tutorial di questo sistema operativo. Così lo potrete conoscere, provatelo, usatelo. Ecco, su di Linux, mi sono dimenticato di dire, funziona anche su macchine datate, anche macchine di più di 10 anni fa. Basta che siano dual core con un paio di giga di RAM, loro girano benissimo con su di Linux. E altre due cose che le dico io, una cosa interessante a molti, non tutti, ma buona parte dei software per Windows possono funzionare anche sotto Linux, con alcuni distinguo, e l'altra cosa importante, Linux non ha bisogno di antivirus, perché per come è stato realizzato, per come è fatto, non esistono al momento virus desktop, diciamo per gli utenti desktop, che possano minare la sicurezza dei sistemi installati. Tra l'altro, essendo il software che attingiamo installabile da sorgenti, un po' come avviene per gli smartphone, accreditate, ma più controllate di quelle che ci sono sugli smartphone, i software liberi non contengono al loro interno né virus né malware e quindi sono fonti sicure di strumenti che non daranno problemi di sicurezza, non apriranno pop-up fastidiosi, non rallenteranno la macchina inutilmente per mostrarci finestre o informazioni che non ci interessano. Ecco, quindi resuscitate macchine anche Vetuste. vecchiotte di 10-12 anni, usatelo nelle aule informatica, usatelo sui PC, non usatelo sui tablet perché non funziona. Sui tablet no. Sui tablet non funziona. E quindi per adesso salutiamo chi ci ha ascoltato con attenzione, speriamo di aver detto abbastanza, non tutto. E io, Francesco Fusillo, e Giovanni Caruso. vi salutiamo e buona sperimentazione.